Episodio numero 9, 2009, quindi siamo al passo col decennio zero. È un anno, io denomino il 2010 come l'anno dell'inizio della promiscuità found footage, quindi il 2009 forse è l'ultimo anno in cui, almeno a livello di quello che si può reperire, le produzioni found footage hanno un numero mediamente contenuto. Poi dall'anno successivo, diciamo, cominceranno a venire fuori cose assolutamente di tanti generi e anche tendenzialmente brutte. Il 2009 è quello che, come al solito, dico prima titoli magari meno interessanti e finiamo con quelli interessanti. Innanzitutto è l'anno del primo remake dell'Asylum di Paranormal Activity, che è Paranormal Entity, che io cito, vabbè, a parte che li cito tutti, in effetti Paranormal Entity ha i suoi fan abbastanza forti, perché obiettivamente non sono richiesti tanti mezzi per realizzare un fan footage, è richiesto un attimo di creatività per farlo bello, però cosa che non è successo ovviamente col primo Paranormal Entity, però comunque c'è chi sostiene che abbia la sua efficacia. Diciamo che vivendo di economia vive anche di ambientazioni molto più spoglie, se vogliamo sporche, grezze, e possono dare il loro effetto, però in generale il film non propone niente e non instaura alcun tipo di dialogo interessante col capostipite. Poi è l'anno del ritorno di Fred Vogel, che dopodiché, diciamo, non si farà più intravedere, che è Murder Collection Volume 1, che è un film antologico. Anche questo anticipa, volendo, operazioni come quelle che sarà VHS, le Paranoia Tapes, Yogus Underground, diciamo, era una saga, più che altro era una trilogia. Questo qua è un singolo film con tanti episodi dentro, a modi VHS, a modi The Dark Tapes, a modi Fear Footage, eccetera, eccetera. Quindi tante cose verranno dopo. Come al solito Vogel propone una cosa nuova, però cioè, la fa in maniera assolutamente poco interessante. C'è un episodio cornice che è fatto di questa che è fatto di immagini abbastanza strambe, mezze psichedeliche, con una voce che va dicendo se state continuando a guardare, state facendo il gioco sadico degli stessi personaggi che vedete messi in scena. Quindi c'è questo ragionamento abbastanza elementare che viene tirato avanti per tutto il tempo del film. Onestamente è invecchiatissimo, se non invecchiato già allora, quindi non è assolutamente niente di che. Ah, sì, lo faceva mica già il, come, The Last Horror Movie, mi pare. Sì, esatto, esatto. Tra l'altro, con 2003. Sì. E tra l'altro con la patina parodistica che lo rendeva, cioè che di solito fa sì che si vada anche oltre i presupposti di una certa cosa. Cioè Murder Collection Volume 1 è assolutamente serio e si prende sul serio, esattamente come Yogus Underground, senza poterselo permettere, quindi risulta ancora più anche antipatico. Dopodiché, allora, c'è l'anno di Rec 2. Ora, sul Rec 2 lascio fare a voi. Io non sono fan, però diciamo, appartiene a... A me Rec 2 è piaciuto parecchio. Infatti, mi ricordavo. Perché appartiene comunque alla logica delle saghe di fan footage che, diciamo, che cominciano in questi anni ad affermarsi, perché dell'anno successivo c'è Paranormal Activity 2. Rec poi avrà altri sequel, anche se non proprio fan footage, ne avevamo già parlato. Comunque Rec 2 lascio fare a voi, quindi prego. Ma Rec 2 è rispetto al primo
Per quanto ovviamente sia un found footage, però comincia un po' su quella strada che poi avrebbe portato al terzo, che è abbastanza immondo, ma che cerca di fare, e da un punto di vista, diciamo, teorico avrebbe anche avuto senso, un po' una genesi, tant'è che il film si chiama Rec 3 Genesis, cerca di fare un po' di tracciare un po' la genesi, della, tra virgolette, trama. Facendo questo lavoro, inizio in found footage e poi con la tecnica tradizionale, il film naufraga in realtà abbastanza presto. Cioè già dopo la prima cosa che succede e che porta poi all'abbandono della prospettiva found footage, il film naufraga completamente. Però ecco, in Rec 2 era cominciato un po' questa tendenza, se non altro per la ricerca formale, la ricerca stilistica, cioè ci sono inquadrature, ci sono dei tratti che non sembrano found footage, che sembrano invece ammiccare ad un horror più quasi da multisala, proprio dal punto di vista estetico. A me sta cosa all'epoca, parliamo ormai, sono passati quanto? 12 anni? 10, 11. Undici. E Undici. devo dire che colpì particolarmente, non conoscevo la tecnica. Cioè, per me era un film particolare, stile Paranormal Activity, che faceva una roba del genere. Avevo visto soltanto Blair Witch Project, e appunto Paranormal Activity. Quindi, primo rec, ok, Breakthrough. Il secondo, mi colpì proprio per questo motivo, per questa continua ricerca di una fonte che vada a lavorare sull'immagine. Infatti, la camera singola che viene utilizzata ha sempre tantissime luci, o comunque c'è almeno una luce che faccia da fonte e punto di fuga rispetto all'immagine. Ed è un lavoro, può chiaramente piacere, può chiaramente non piacere, però secondo me è un lavoro fine, è un lavoro di chi sa su cosa sta andando a lavorare. Ricordiamolo, è sempre di Balagueró e Plaza, quindi comunque Esattamente, la si formazione è separeranno quella poi dal terzo. originale. Tornano anche alcuni attori, diciamo, sono presenti pure qua, quindi diciamo è tornata tutta la banda assieme per proseguire questa cosa, anche se comunque il film fa da sequel, ma non era previsto, cioè hanno costruito su misura per un sequel di Rec una storia che si intreccia a doppio nodo anche a livello cronologico con quello del primo, seguendo forse due gruppi di personaggi che o sono attorno o riescono a entrare all'interno del condominio infestato, diciamo. Vabbè, io rimasi poco convinto da quella stessa narrativa con cui il film vuole giocare a livello di cronologia degli eventi, e mi sembrò parecchio forzato, però non l'ho mai rivisto, quindi non so, forse Ale l'ha visto da poco pure. Ma io condivido un po' le tue perplessità a livello di sceneggiatura, però nel senso mi è sembrato quasi più che il sequel del primo Rec, mi è sembrato quasi una sorta di sequel di Quarantine di Dowdall, proprio come anche per la pulizia dell'immagine di cui ha parlato già Enrico. Almeno anche poi per la frenesia della situazione, che è più che un horror, sembra quasi un film d'azione, perché è velocissimo. Poi si seguono questi militari che entrano nella casa per cercare di capire la fonte del virus che ha infettato questo C'è il l'effetto condominio. Cloverfield, quindi. Oh, niente, scusa. C'era su questo qua Cloverfield, vabbè. Ne riparleremo sicuramente di Cloverfield, perché non ne abbiamo ancora parlato, però vabbè. Però sì, devo dire che ci sono degli elementi che ho trovato parecchio interessanti, proprio per l'utilizzo di più telecamere, dello schermo di due telecamere all'interno della stessa inquadratura, il picture in picture, diciamo, e come anche la stessa telecamera riveli a un certo punto una sorta di nuova realtà. Questo, secondo me, ci sono un sacco di intuizioni all'interno del film, anche proprio per il linguaggio, che secondo me sono molto interessanti, però
Però, come hai detto tu, a livello di l'intreccio, non... anche io l'ho trovato un po' forzato ed è secondo me un po' un peccato. Non so cosa ne pensa Henry da questo punto di vista. Manca, secondo me, un'ulteriore contestualizzazione, cioè il film, come dicevi tu, è pieno di intuizioni che ammiccano un po' a quello che è successo nel frattempo, che poi nel frattempo parliamo di un anno o due, però insomma erano un anno o due molto movimentati, e un po' ammicca a quello che è successo al genere in quegli anni. Un po' a discostarsi dall'elemento TV generalista che aveva praticamente costruito lo sceneggiato del primo Re, che secondo me era una forse delle cose più interessanti in realtà Sì, del sì, sì. film, questo andarlo a calare in un contesto pienamente riconoscibile da un modello televisivo appunto generalista che è conosciuto più o meno da tutti. Diciamo che è lo stesso motivo per cui La Casa de Papel è esplosa e ha avuto un sacco di successo in Spagna, perché è stata una cosa riconoscibile più o meno da tutti e nuovamente contestualizzata. Forse a Rec 2 manca questo, che a fronte di tutto questo discorso c'è tantissima videoludica peraltro. Io all'epoca giochicchiavo un pochettino di più, soprattutto agli sparatutto in prima persona, e c'era tantissimo di quel modello lì. Eh beh, sì, protagonisti Però militari, sì. è verissimo che manca non solo un link forte all'inizio della saga, ma manca proprio un contesto dinamico che giustifichi la dinamica dei fatti, come dicevi tu, un po' un horror, un po' un action, un po' è questo, un po' è quello. Manca, diciamo, un collante, che Sì. io personalmente vado a perdonare perché mi piace l'idea di lavorare. Di lavorare esclusivamente sull'estetica, però mi rendo conto da un punto di vista del genere, da un punto di vista anche di un turista. Non ti Sere Marco. senti, no, ti abbiamo perso per un attimo. Cos'è che da un punto Ora di mi vista? Sì, sentite? sì. Sì. Ne dico dal punto di vista del genere e o di un purista come Marco, mi rendo conto, cioè le perplessità sono assolutamente accolte. Diciamo che il secondo è la ragione per cui la saga va a naufragare, perché si discosta quasi completamente, diventa quasi una saga antologica. Il quarto non ha minimamente senso rispetto a tutto Diciamo quello che che è stata la saga, quindi è sì, quello mi che rendo conto. porta al naufragio della saga perché non doveva essere una saga. Cioè, secondo me si va a snaturare un po' questo aspetto. Per cui, diciamo, è anche pretestuoso utilizzare il marchio REC a quel punto. Cioè, siccome ci sono tante idee singole, concettuali, che rimangono astratte rispetto alla narrazione perché manca il contesto, il collante, come avete detto entrambi. Diciamo, anche cercare di azzardare un contesto nuovo avrebbe avuto il suo effetto. Loro hanno fatto il REC, ma non sono diventati famosi con REC in Spagna, quindi sicuramente avrebbero avuto altrettanto attenzione andando a fare, diciamo, qualcosa di diverso che andasse a attingere da altri tipi di idee, poi a livello narrativo, perché di per sé sarebbe simpatico il fatto che c'è questo intreccio cronologico con un ritorno indietro e poi ci si riannoda alla linea principale del primo film, però diciamo rimane un'esperienza di sceneggiatura, ecco. Io su questa cosa ovviamente sono d'accordo ed è verissimo che Plaza e Balagueró non sarebbero diventati famosi con REC, lo erano già e lo sarebbero diventati ulteriormente con altri lavori che hanno fatto, Sì, Plaza infatti. soprattutto in TV, però è anche vero che almeno in Europa, sebbene il film abbia goduto di un discreto successo Sì. internazionale, però almeno in Europa. Questo fatto di andare ad apporre un marchio di un film girato con la tecnica del found footage mockumentary, come la preferiamo, o come applicabile in questo caso, andare ad applicare il marchio ad un secondo film di quella che non doveva essere una saga, però significa dare in qualche modo
una coerenza, un continuum ad un genere che in Europa si è visto pochissimo, almeno fino ad allora si era visto quasi nulla, e che ci avrebbe messo degli anni prima di arrivare a dei livelli tipo Sorgoj Prakov. Direi Esplodere una del di tutto. dare ah, sì, direi che dare il marchio del genere avrebbe dato anche dignità magari al genere a livello di proposta, diciamo, nell'ambito del blockbuster, però obiettivamente ci è riuscito per poco, cioè sì, ha tirato avanti un pochino, ma diciamo nei multiplex non escono più i found footage, ne escono contati attualmente, quindi si può dire che ha avuto effetto per pochi altri anni, anche perché lo stesso horror spagnolo in generale ha mostrato un pochino il fianco a tutte le sue debolezze che sono esplose a poco. Quindi, diciamo che capisco il discorso per quel momento, posso intuire anche l'urgenza, però diciamo, considerando come poi hanno proseguito, la mia idea è che non ci fosse un piano, cioè il piano fosse molto No, contestuale sì, alla questo sono voglia d'accordo. di. Ed è un peccato perché loro un piano a livello di horror, volendo, ce l'avevano nel bene o nel male. Un titolo di quell'anno che è uscito un video anche in Europa, non in Italia, però in Europa io l'ho visto andando in giro, però negli Stati Uniti soprattutto, è Evil Things di Dominic Perez, che è un titolo. Di quelli che mi stupisco a riparlarne perché me lo ricordo abbastanza, cioè, mi ricordo un attimo alcune situazioni, nonostante l'abbia visto nel periodo in cui mi sono sparato forse più found footage tutti assieme, quindi vidi tantissima roba, beccai anche questo, non mi è piaciuto, però paradossalmente non mi è rimasto, cioè mi è abbastanza rimasto impresso c'è un'alternanza. O parzialmente un'alternanza di due punti di vista, che sono quelli di alcuni giovani che devono andare in una casa, così per i soliti motivi ameni, e quello di uno stalker che li insegue. E c'è, diciamo, la solita dialettica, sguardo dello stalker, sguardo, diciamo, impotente e ingenuo delle vittime, fino al finale in cui le due cose si devono collimare, no? Io non mi ricordo, cioè io l'ha visto Ale di recentissimo, che Sì. aveva perplessità e che potrà, diciamo, dire meglio di me perché io non le ricordo così nei dettagli rispetto alla plausibilità di certe cose. Non so se Henry l'ha visto, però No, io non insomma, l'ho visto. ok. Allora Ale, vai. Ma le perplessità che hai tu sono, cioè quello che hai detto tu è fondamentalmente sono le mie stesse perplessità, nel senso che c'è è il classico film in cui un gruppo di ragazzi va in questa casa per festeggiare un compleanno e si ritrovano perseguitati da uno stalker che non si vede mai. All'inizio ha un po', sembra un po', ricorda un pochino il camionista di Duel di Spielberg, però. È già Sì, alla perché guida il lontana, camion. Un no, non guida un furgone, però non lo si vede furgone. mai, neanche alla fine non lo si vede, o meglio, lo si vede da dietro, ma non è chiaro se sia effettivamente lui, anche perché in una ripresa non fa un footage. Un po' come in June 9 c'era il ragazzino che guardava lo schermo all'inizio, qui c'è lui che guarda gli schermi alla fine con una carrellata indietro che lo rivela. E tu mi dicevi che c'erano delle inquadrature che sono a livello cioè all'interno del film sono assolutamente Ma incomprensibili. sì, ci sono dei momenti in cui all'interno del montaggio compaiono delle inquadrature interne alla casa, quindi presumibilmente le hanno realizzate sempre gli stessi ragazzi protagonisti, che in realtà si tratta di un'inquadratura singola che viene ripetuta più volte all'interno del film e che io non sono riuscito tanto a decodificare perché non porta a nulla alla fine del film. È giusto questa inquadratura che viene ripetuta senza una reale motivazione. Sì, perché rimanendo in questi meccanismi narrativi un po' così,
ingenui, ovvi, non viene lasciato molto margine di dubbio rispetto alla possibile ambiguità di certi punti di vista, cioè non viene da fare ragionamenti che potrebbero, Ma come dire, perché? forzare una spiegazione di certe cose. Sì, ma perché diciamo che il filmato è stato montato dallo stalker e inviato alla polizia come prova per mostrare quello che è successo a questi ragazzi, che poi di fatto non si vede nulla. Non si capisce se loro vengano uccisi, riescano a scappare, boh, rimane il dubbio. Probabilmente vengono uccisi, ma non viene mostrato, quindi Quindi vabbè. neanche ha senso il discorso esibizionistico, perché Esatto, se è un sì. serial killer che esibisce le proprie violenze, non hai motivo di lasciare questo spazio vuoto. Sì, ma quelle inquadrature lì di cui parlavo, quella inquadratura di cui parlavo viene nella parte anche iniziale del film, parte iniziale, prima che avvenga l'alternanza e quindi venga rivelato il fatto che il montaggio è stato eseguito dallo stalker stesso e non sia semplicemente una prova trovata dalla polizia sulla scena del crimine. E questo appunto lascia un po' perplessi, mi ha lasciato un po' perplesso perché non aveva proprio senso all'interno del montaggio, perché sì, comunque c'erano sotto le voci dei ragazzi che continuavano a parlare, saltava fuori questa inquadratura ogni tanto, poi scompariva, si ritornava all'azione, al presente, quindi boh, non, questo mi ha lasciato un po', non saprei proprio come spiegarla, tu non te la ricordi, quindi vabbè. No, Anche perché è una cosa non sono talmente arrivato. istantanea, quindi cioè, ci sta a non ricordarselo. No, diciamo che io questo film, anche se io ho detto che associo al 2010 l'inizio della promiscuità found footage, in realtà questo film mi fa riflettere parecchio, perché la sua distribuzione a un video, un DVD, quindi comunque è abbastanza sistematica, per quello che poi è il film. Diciamo, non solo mostra ovviamente tutto quel tentativo un pochino forzato di cavalcare l'onda di Paranormal Activity e farlo in un contesto, diciamo, distributivo un po' più normale di quello che fu Blair Witch Project, che era anche troppo avanti sui tempi rispetto al modo in cui si propose nel mercato. Mi ha sempre colpito perché mi sembra tipo il primo di questa ondata di found footage ultra anonimi che cercano, diciamo, di fare pochissimo e fanno pochissimo di fatto, nonostante ciò vengono visti, probabilmente perché non rischiano, probabilmente perché si era creato tutto quell'insieme di stereotipi e di cliché che, se non dosati appieno, non diventano poco interessanti e risultano quasi accomodanti. Velocemente, diciamo, passo velocemente in rassegna l'ultimo titolo di questi secondari, che è Unaired. Riporteremo poi i nomi di registi sotto in descrizione. È un titolo di quelli che si possono trovare su YouTube, e tra l'altro alcuni ritengono sia 2010, alcuni 2009, ed è semplicemente un team di investigatori che rimangono chiusi dentro una sorta di gigantesco, in realtà normalissimo garage, infestato, ma niente di interessante, soltanto di quei film un pochino così che l'appassionato può guardare e non pensa di aver perso troppo tempo, ma da far evitare a chiunque altro. Ok, e passiamo diciamo, agli ultimi due titoli che secondo me sono di punta per quest'anno, e che sono The Lift e Occult. Io partirei da The Lift, perché Occult secondo me ha ancora più dà ancora più spunti. Faccio velocemente una panoramica su The Lift, anche perché l'abbiamo visto tutti e tre da poco, quindi comunque abbiamo tutti e tre percezione immediata delle cose. The Lift è ambientato a Baltimora, in un edificio, il Copycat, che è un edificio realmente esistente, in cui, diciamo, esiste una comune di artisti. Quasi alla maniera degli anni 60 e 70, che però, diciamo, resiste al tempo in maniera abbastanza anacronistica, con tanti
fricchettoni che cercano di espellere dell'arte e di farlo in un contesto non solo promiscuo, lascivo, ma anche, come dire, comunitario. E questo piccola nota di cronaca è un posto che è stato frequentato da tanti, fra cui anche Alan Resnick, che è comico americano, che sarà poi il responsabile di Thousand People in It nel 2016, che è una roba molto, molto, molto particolare che, diciamo, tratteremo a suo tempo. Per cui mi dà la sensazione dei Lift di aver agganciato un mondo underground che dà organicità a certe tendenze di questo tipo di cinema. Mi ha ricordato un pochino quell'idea di visione comunitaria del cinema underground che c'è in Sandman un po', quindi l'idea che esista una comunità che però è invisibile. Solo che The Lift fa uno sforzo, diciamo, in più. Innanzitutto è un found footage assolutamente grezzo, cioè sporchissimo, senza alcun tipo di intenzione, cioè sembra non esserci alcun tipo di ricerca. Secondo me un minimo c'è, però comunque è assolutamente dissimulata in mezzo alla confusione, una camera a mano ultra sgranata, irregolare. Ed è diviso in due blocchi fondamentali. Che è il primo in cui i due protagonisti entrano nel copycat per intervistare i suoi abitanti e vedere che aria si respira al suo interno. Poi c'è una parte centrale caotica, che è un lento discendere in una spirale di ambiguità, finché non si finisce nella seconda parte, in cui sembrano essere i due protagonisti stati totalmente assorbiti da questa comunità, che non è più soltanto una comunità di artisti, ma diventa una comunità di vampiri, cioè c'è di mezzo il vampirismo che, diciamo, anche sulla scorta dell'esperienza del cinema di Abel Ferrara, come si dice, allude a tanto altro, allude alla dipendenza, allude alla depressione, allude a tantissime altre sensazioni, date più o meno da stimoli esterni, e quindi in generale all'idea di arte maledetta, maledettistica, che è quella a cui sicuramente gli abitanti del Copycat, diciamo, vanno più a nozze, quella con cui vanno più a nozze. Tutta la seconda parte è come se il filmato diventasse una sorta di propaganda allusiva e sottile di questa comunità, un po' una sorta di testo sacro della comunità, perché cominciano a spiegare questo The Lift, che è proprio il nome di questa comunità, non viene mai chiamata con cose specifiche, non c'è mai una definizione esatta, rimane ambiguo, però ci sono tante situazioni che vediamo in scena e che si concludono con questa manifestazione in piazza con aggressione finale. Velocemente la mia opinione sul film è che un film allora, innanzitutto sfruttò YouTube nel 2009 perché si presentò su YouTube, anche se, diciamo, come operato collettivo di tutta questa comunità. Cioè, è vero che è un suo regista, però dà proprio la sensazione di essere un film, con una camera buttata all'interno di un gruppo di persone che se la girano, specialmente nella parte centrale, è come se il punto di vista del personaggio operatore si sciogliesse completamente, perché viene passata di mano in mano. Addirittura un tizio la prende per filmarsi mentre fa delle cose a un'altra tizia, non mi ricordo se è addormentata, comunque si la utilizza per altri scopi, poi passa di mano in mano e poi ritorna nella mano dell'operatore senza che ci venga realmente detto e spiegato nel momento preciso, soltanto che cominciamo a riconoscere alcune facce. Tra l'altro, contestualmente c'è un concerto che assume sempre di più il carattere di un rituale. Insomma, secondo me il film, nonostante sia veramente pesante da sostenere perché è molto lungo e molto sporco, ha comunque questa coerenza. E allo stesso tempo questo
questa aggressività che me l'ha fatto particolarmente rispettare. Ora, diciamo, volevo sapere la vostra opinione perché mi pare di aver capito, vabbè, che io sono quello a cui è piaciuto di più, però, diciamo, sicuramente ci sono altre cose da dire. Ma io, beh, come sai, ne abbiamo già parlato io e te, io l'ho trovato tanto pesante, forse per la lunghezza, ora non so se è per l'orario a cui l'ho guardato, però di certo non è uno dei found footage più semplici a cui approcciarsi. Diciamo che anche perché, non, come hai detto tu, è totalmente senza regole, è sporchissimo, la perdita anche di un punto di vista preciso non aiuta assolutamente ad entrare in empatia con un personaggio in particolare o con un gruppo di personaggi, perché ce ne sono talmente tanti e non è chiaro se ci sia effettivamente un protagonista oppure no, tant'è che a un certo punto il protagonista diventa la comunità stessa, senza un personaggio cardine, anche se ci sono all'interno dei personaggi abbastanza tipo dei guru del gruppo, della comunità, almeno mi pare di ricordare che ci fossero. Sì. Concordo con te, bene o male, su tutto. L'unica cosa, sì, io l'ho trovato abbastanza faticoso, ecco, come una faticosa visione. Questo discorso del punto di vista che no, non si concede in quanto unitario, ma poco a poco si scioglie, è certamente il motivo per cui è un film pesante, perché non concede l'empatia. Prima è semplicemente disordinato e poco a poco è come se assumesse, più che sciogliere un punto di vista, è come se se ne assumesse un altro talmente alieno, talmente estraneo, talmente distante che diciamo, non sappiamo come approcciarlo, non sappiamo come metterci dentro Beh sì, quello proprio questa della cosa. comunità che di fatto non viene mai Esatto. realmente definita, nemmeno alla fine. Cioè, non, almeno io non sono riuscito a dare una vera e propria, non so, forma a questa comunità, tant'è che si parla sempre di una sorta una venuta di. Cioè, sembra quasi che questo The Lift sia quasi un'entità che debba comparire da un momento all'altro, ma che Sì. poi di fatto non compare mai, non si capisce bene che cosa sia. Che sulla carta dovrebbe essere una cosa affascinante, ma appunto tutto questo discorso che hai fatto tu sul punto di vista mi ha creato un distacco che l'ha reso Sì, più difficile. guarda, ti devo dire, moltissime caratteristiche del film, per esempio l'assenza, cioè l'impossibilità di relazionarci agli spazi del film, perché a parte la sala grande in cui c'è anche il concerto, in cui loro entrano e vengono vampirizzati, poi tutte le altre stanze sono buttate lì, schizzate, senza che riusciamo a orientarci fra questi corridoi, che poi, secondo me, sarebbe veramente disorientante entrare in questo edificio gigante, perché è veramente gigantesco, più piani, più stanze, si sviluppa sia in altezza che in larghezza, cioè è impressionante. Diciamo Questo un che po' tutto. rappresenta anche un po' la varietà di persone che ci Certo. passano lì alla fine, quindi sì, ci fa Diciamo, anche un po' entrare. questo aspetto confusivo, io lo trovo sempre in found footage che non lo fanno per necessità, ma lo fanno per errore. Cioè, esistono tanti found footage totalmente confusionari e totalmente disorientanti che non permettono nessun appiglio. E qua, siccome si tratta di una comunità di artisti, mi ha dato la sensazione che ci fosse molta più coscienza dietro, anche soltanto l'improvviso scena del concerto, che secondo me è la più bella, perché ha proprio dei tempi molto belli, molto particolari, veramente rituali, cioè come se improvvisamente il film assumesse un ritmo. Anche quel finale impazzito, finale, il finale quello dove c'è l'aggressione collettiva. Che è molto The Addiction di Ferrara, che finisce con un'altra aggressione collettiva della comunità di vampiri. Insomma, secondo me ci sono delle cose che normalmente definirei difetti, però sono talmente astratte qui, concettualizzate, che finiscono per affascinarmi in qualche modo. Forse Henry pure l'hai visto, no? Perché ne avevate parlato.
Ok, tornato. Nulla, io dicevo, sono un po' in mezzo, nel senso che in realtà io sono uno che ha bisogno di stare concentrato quando guarda i film, soprattutto se li guarda al computer. In realtà sono stato molto poco incline a distrazioni durante la visione. Mi intrigava questo fatto di non sapere mai chi o cosa la camera stesse chiamando in causa. Ed è il tratto in realtà interessante, secondo me. Cioè, e mi è sembrato per certi versi found footage al quadrato, o mockumentary al quadrato. Quindi questo fatto che la camera non abbia necessità riconducibili alla fisicità dei personaggi, ma semplicemente sia la camera e faccia il proprio lavoro, cioè quello di smussare qualunque cosa capiti davanti l'obiettivo, che siano le dimensioni dei luoghi. Ed è interessantissimo in realtà questo fatto che un luogo che è normale sembri più grande o più piccolo, dipendentemente da come la camera passi in rassegna i vari personaggi, le varie persone che la tengano in mano. Dall'altro, però, è vero che mi è mancata un po' di organicità, non tanto da un punto di vista di scrittura o di, tra virgolette, trama, perché mi Anche sentirei perché penso sia molto stupido improvvisato. e mi sentirei anche abbastanza stupido a parlare di trama in un fan footage. Cioè, mi sembrano discorsi, ora non voglio fare nomi, però mi sembrano discorsi di gente che fa liste impensabili. Però è vero che mi è mancata dell'organicità proprio nella scelta della tecnica. E cioè, se questo film non fosse stato in mock POV fan footage, con gli stessi accorgimenti stilistici, probabilmente mi sarebbe arrivato uguale. E quindi mi interrogo un po' sulla necessità dell'utilizzo della tecnica e quindi della camera, che per me, nel mio feticismo derivativo da Marco, che me l'ha insegnato, tra virgolette, è un po' il punto cardine. Infatti parleremo Radio Occult, insomma, parleremo di Shiraishi e sta cosa esploderà. Certo. E quindi sì, da un lato ci sono delle cose molto interessanti, anche solo concettualmente la rinuncia ad un qualche status narrativo, tra virgolette, e anzi il fatto che la comune sia una comune di artisti ha molto senso rispetto al discorso che facevi tu, Marco, circa l'astrattismo del film, cioè come se il film cambiasse stile dipendentemente dal tipo di artista che in quel momento abbia la camera in mano. Quindi questo è interessante, però dall'altro mi arriva un po', a parte sì, delle sequenze bellissime, tipo quella del concerto, anche il finale, che sembra vero, Ferrara. Però per il resto non so, c'è qualcosa che a me è mancato. C'è una patina, come dire, un po' art house che vuole giustificare tutto. A me ricorda uno di quei, cioè, tipo quei film contenitore in cui crei dei presupposti che potrebbero contenere tutto e quindi ti ritrovi un po' giustificato a trovarci tutto dentro e quindi diventa un pochino labile il confine fra dire se una cosa è necessaria o meno. Perché preso il presupposto che vuoi mostrare una molteplicità, è sicuramente facile a quel punto buttarti di fronte agli occhi 3 miliardi di situazioni diverse senza ordine. Quindi c'è, torna quel annoso problema il found footage può funzionare se lasciamo che sia la camera a fare il suo dovere oppure ha bisogno diciamo, di una mano dall'alto che dia un senso più classicamente cinematografico, che è tutto il perno del found footage anni 10, poi questo, quindi, perché comunque, cioè, The Lift avrebbe potuto essere, per dire, un film dogma, avrebbe potuto essere tante Grazie. di... aveva un formato che era già ben riconosciuto. Nel 2010, sì, in mezzo a questa confusione, arriva una mano più, diciamo, più astratta, più fantasmatica a dare ordine alle cose. Sicuramente, per me questo film è simbolicamente,
il caos nell'horror found footage è come, e poi diciamo è la fine dei found footage caotici. Io associerei a questa nozione, per esempio, il primo UFO Abduction di D'Otto, che è assolutamente i McPherson Tapes, che non è assolutamente, cioè è quasi in tempo reale. Non ha alcun tipo di occhio, c'è veramente una camera messa lì che riprende delle situazioni, non c'è nessuna necessità. Ecco. The Lift è uno sforzo in più perché c'è questa componente più astratta, artistoide, mi verrebbe da dire, però mi sembra uno step che poi verrà completamente comunque abbandonato perché non è una chiave che può dare troppe evoluzioni, cioè quasi l'apocalisse del genere. Non c'è scampo, non se ne può uscire, può essere qualsiasi cosa e può essere nulla. Per cui. Ecco, la cosa curiosa è che, senza entrare nel merito, ad esempio, del perché il vampiresco avrebbe potuto essere qualsiasi altra cosa, quindi mi sta bene Certo. il discorso sul caos. Però, appunto, il discorso è questo: The Lift è il caos dovuto all'apocalisse del genere. Il film di Aliotto parte dal presupposto che un'apocalisse abbia generato il genere. E questo ha limato fondamentalmente la stragrande maggioranza del genere di lì in poi. È vero che quando Aliotto ha fatto il film era la fine degli anni Ottanta, quindi c'era più o meno nulla, e poi anche lungo gli anni Esatto. Novanta c'è stato molto poco fino a Blair Witch Project e quindi l'esplosione di tutto il discorso. Però è così, Bella diciamo sta che. cosa, cioè che il found footage per Dino Aliotto era un genere post-apocalittico, cioè poteva nascere per un'apocalisse vera, mentre questo è un'apocalisse dal di dentro. Sì, è secondo me una delle cose più peculiari, almeno per come l'ho vissuto io il genere, per come mi ci sono approcciato, tra l'altro in tarda età, in età adultissima, è il fatto che per progredire e per arrivare sempre a nuove conclusioni, secondo me di anno in anno quasi sempre più straordinarie, tu una Sì. volta parlando mi dicesti una cosa che a te piace un sacco e piace un sacco anche a me del found footage, è che puoi leggere nel nuovo millennio letteralmente il passaggio da un anno all'altro, cioè si può tracciare tramite il found footage il passaggio, il cambio di tecnologia, quindi il tempo che passa in seno al cinema. Però la cosa secondo me altrettanto bella è che per fare questo è come se da quel punto di vista apocalittico il genere dovesse regredire e quindi scendere sempre di più nel particolare, e per me un titolo chiave di questo discorso sarà As Above, So Below. Scendere così tanto nel particolare da ritornare al principio del cinema. Questa cosa è gigantesca, questa cosa è bellissima. Sì, cominciano discorsi un po' più astratti inevitabilmente, perché il semplice filmato, finto vero, non basta più, cioè c'è tanto altro. In The Lift c'è, secondo me, la testimonianza, la necessità della testimonianza, tra le altre cose. Però, che è una cosa che è, diciamo, abbastanza vecchiotta. Però, quando arriveremo a parlare di Sauces People in It, di Resnick, che ha un approccio veramente alieno, però è molto più appassionante perché è molto più, come dire, divertente anche. Questo discorso sull'astrazione del genere sarà, secondo me, ancora più chiaro e lampante. Così come in realtà altri due titoli di cui parleremo fra un bel po', che sono gli unici due titoli di quelli che almeno ho visto io, anonimi, cioè dei quali non si conosce il regista. Quindi film che sono stati tirati fuori o online o addirittura nel caso del Koreatown di quest'anno in un festival, senza che ci fosse una crew, senza che ci fosse un regista, senza che ci fosse una firma, che è un passaggio successivo che sembra essere semplicemente vabbè, è un filmato vero, quindi non c'è un regista, ma in realtà assume contorni più particolari e astratti, secondo me, e insomma ne parleremo. Passiamo a Occult perché ci stiamo prendendo un bel po' di tempo questa volta. Diciamo, è il titolo di cui mi vengono in mente più cose da dire, perché è un titolo è Shiraishi. Shiraishi aveva già fatto Noroi. In realtà ha Madonna. fatto tantissime cose Shiraishi che da noi sono inedite e introvabili.
intere operazioni di found footage, esperimenti che per quello che ho letto in giro mi ricordano un pochino Le Documents Interdits, il titolo francese che vi ho nominato all'inizio degli anni 90, che era semplicemente, diciamo, è antologico, diciamo, però è un'antologia strana, fatta non tanto da uno, cioè, che deve simulare l'idea che si tratti di tanti tipi di formati, di filmati diversi. Insomma, Shireish aveva elaborato tantissime cose e tra l'altro col binomio horror e televisione, che in Giappone tra la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 aveva fatto il boom con Takashi Shimizu e tutta la serie da cui è venuto fuori Takashi Shimizu e tanti altri registi che vengono fuori da lì, Norio Tsuruta, Yun Sugita, Lo che stesso altro c'era? Nakata con Ringu. Hideo Nakata, esatto, che Hideo Nakata probabilmente è il primo ad aver avuto la consacrazione cinematografica, però certamente Kyoshi Kurosawa è il padre di tutti questi, compare in Occult, tra l'altro, ne parleremo perché è una Esatto. cosa bellissima, e Kyoshi Kurosawa, se non nasce in televisione poco ci manca, cioè faceva film di serie B, ha fatto degli orrorini Certo, che quasi tutti i suoi sembravano primi più, film furono trasmessi in esatto, TV prima del cinema. che sembravano più cose alla Nobuo Kobayashi dei tempi di Hausu che non il J-horror come lo intendiamo ora. Quindi Kyoshi Kurosawa ha fatto un po' da tramite di queste due generazioni e Kyoshi Kurosawa è il padre putativo del J-horror, secondo me. Per cui Certo. Shiraishi, che del J-horror, ha tirato fuori un'iperbole, un parossismo. È molto bello che abbia chiamato anche per un cameo soltanto Kyoshi Kurosawa in questo film. Faccio una breve parentesi di trama, giusto per contestualizzare. Occult segue una crew che indaga su alcuni, diciamo, indaga sugli eventi paranormali. Il protagonista è lo stesso Shiraishi, che insieme ad altri due o tre componenti della crew vanno in giro, hanno il loro studio, cioè fanno montaggio, insomma, lavorano con le immagini. Intercettano un individuo molto strano che dice di vedere dei miracoli. Lui li chiama miracoli, in realtà sono delle semplici apparizioni, che tanto semplici non sono, perché spesso sono questi ectoplasmi di natura un po' Lovecraftiana, tentacolari che vengono dal cielo, macchie stranissime, che sono aggiunte con degli effetti speciali che in un contesto non orientale sarebbero discutibili, mentre lì dentro è come se ci stessero alla perfezione. Perché, tu li riconosci, sono tutti così nei film di Shiraishi, sono queste escrescenze lattuginose che vengono fuori dai tetti, dal cielo, e insomma, le riconosci, sono un tratto distintivo suo, e il protagonista le vede e cerca di farle vedere alla videocamera, per cui Occult è tutto, nasce dalla necessità di vedere quello che vede quest'uomo, che contemporaneamente, diciamo, dimostra di non essere del tutto sano mentalmente, paventando apocalissi e situazioni più o meno degenerate. Lascio un po' la parola a voi, dai. A me di Shiraishi in generale fa impazzire questa cosa che qualunque cosa succeda, sia successo, debba succedere, debba passare per la camera e non solo per la camera in sé, ma debba essere filtrata proprio da tutto quello che la camera può offrire. E Noroi già in questo senso aveva lavorato proprio sulla contestualizzazione di questo modello rispetto a certo J-horror, facendo affidamento sulle riprese televisive con la sequenza della trasmissione per bimbi speciali e paranormali. Bimbi speciali non in senso offensivo, cioè bimbi speciali proprio Sì, speciali, cioè no, non lo dico perché per carità, speciali nel senso di paranormali, insomma, con dei doni. E in Occult addirittura estremizza il punto di vista e lavora direttamente proprio sulla persona di Shiraishi, cioè lui è direttamente chiamato in causa per essere testimone oculare
di queste apparizioni fantasmatiche, miracolose, insomma, chiamiamole come vogliamo, e che genereranno appunto un'apocalisse. Per me il finale, quel momento finalissimo post titoli di coda, boh, ragazzi, cioè quella cosa è una cosa incredibile, è una roba che seriamente ci sono cose che a me piacciono un sacco. E ad esempio animate che escono ogni anno su Netflix che fanno impazzire tutti, e poi uno vede queste cose e dice: ma Madonna, ma sta cosa l'ha fatta 20 anni prima praticamente. Ed è 20, no, però 10, insomma, sì. Ed è bellissimo questa continua ricerca, questo continuo stressare la natura, non tanto dell'immagine quanto proprio del device, del mezzo con cui si sta riprendendo. Con queste telecamere che piovono dal cielo, no, non è spoiler, però sì, è spoiler, però no, vabbè, non vi dico cosa c'è dentro, quindi non lo so. È È una cosa che c'era indescrivibile anche. quello che c'è dentro. C'era. Bisogna No, sì, vederlo. esatto, esattamente, bisogna vederlo, esatto, no, non si può descrivere, e sia in Noroi che in Occult, questa cosa è bellissima. Tra l'altro, l'utilizzo. Qui magari si entra un po' più sul tecnico, ma ne vale assolutamente la pena, l'utilizzo dei luoghi, cioè ci sono dei luoghi ricorrenti nel film a cui poi viene dato, diciamo, l'onere di ospitare queste camere che piovono dal cielo e che quindi permettono di ricontestualizzare un attimo l'utilizzo che si è fatto di quei luoghi, cioè il perché quei luoghi rappresentano un momento specifico perché la camera, o uno spazio specifico perché la camera possa effettivamente cadere dal nulla, dico cielo per dire il tetto, attenzione. E quindi se poi uno va a vedere l'utilizzo specifico che si è fatto di tutti gli spazi, il modo in cui ci si muove tra questi spazi, è di una semplicità allucinante, però al contempo è fondamentale per l'economia non solo del film, ma io mi spingo un po' oltre, per l'economia del genere, per certi versi. E genere posso intendere tanto POV, mock, fan footage, quanto J-horror più ampiamente. C'è questa cosa che hai detto tu dello sforzo che devono fare i device, i mezzi per spostarsi nelle dimensioni, perché si parla di viaggi tra le dimensioni, c'è camere che sopravvivono a esplosioni, c'è anche un discorso temporale che torna in Record of Sweet Murder, quindi c'è questa idea assolutamente fantasmagorica della camera. Di quello che può fare una camera, quindi volendo anche una certa sfiducia appassionatissima nel cinema, fiducia, ho detto sfiducia, fiducia appassionatissima nel cinema e in quello che può fare a livello proprio materiale. C'è questa creatività che diciamo è molto bella, sempre riconoscibile ed è fatta anche ed è continuamente materica, cioè nonostante succedano cose veramente improbabili e questi tentacoloni neri che vediamo sono assolutamente improbabili, allo stesso tempo, anche se molto inquietanti, perché messi là sopra la Tokyo affollata, fanno la loro impressione, cioè Vero. sembra l'elefante nella stanza al solito. Il fatto che sia un film fatto tutto di segni, di indizi, di segni che ritornano. Che si devono sovrapporre a figure reali, c'è la roccia di cui è poi l'iscrizione di cui parla Kurosawa che viene intervistato per aiutare nell'indagine. Insomma, c'è tutta questa cosa, anche il filmato iniziale, che non ne ho parlato, però avrei dovuto perché mi è tornato in mente solo ora. Tutto parte da un filmato L'attentato, iniziale, da un attentato, un tizio che aggredisce una serie di persone e in particolare una gli scrive delle cose sulla schiena e la persona che loro intercettano è esattamente questa persona che è stata aggredita. Questo non l'avevo detto, è molto importante. Quindi c'è tutta la prima parte, tutta la perlustrazione nei dettagli di questo filmato è fatta. Come dire, c'è questa indagine del filmato ritrovato che è una cosa
bellissima, importantissima e che dà tantissimo adito a riflessioni nel found footage degli anni 10, che nel found footage degli anni 10 mi viene in mente Skew, mi viene in mente Marble Hornets, viene in mente quello che sarà Rorschach, che forse non avete visto, ma vedrete sicuramente. E, diciamo, questa esplorazione del found footage spesso avviene fuori campo, avviene nella dimensione invisibile del montaggio, cioè noi vediamo operare su quelle immagini da un operatore, da un montatore che sta fuori, sta in quella dimensione impercettibile, che sappiamo essere umana, essere assolutamente vera, però che nell'economia del film, di come evolvono gli eventi, è misteriosa e altrettanto fantasmatica quanto i fantasmi che vogliono essere messi in scena. E invece no, Shiraishi, come qualcun altro, sebbene Shiraishi con conclusioni molto più particolari, proprio perché iscritta all'interno del contesto televisivo giapponese, fa queste operazioni sempre davanti alla camera. Si mette di fronte alla camera e queste indagini vengono fatte con una voce fuori campo, spesso presente, delle scritte, un'interazione fisica. C'è il momento in cui il tizio, la tizia, non mi ricordo, c'è un personaggio che disegna come sotto ipnosi e noi vediamo lui che disegna, poi questo disegno viene messo là. A un certo punto lui affida la camera a questo protagonista un po' pazzo e questo personaggio torna e vediamo che Shiraishi sta indagando con le mani, si sporca le mani con questi indizi, con questi fogli, con le scartoffie dell'ufficio. Insomma, c'è una continua fiducia nella ricerca nel gesto che è molto bella, è molto cinematografica e, diciamo, è inedita al cinema perché poi è portata talmente alle estreme conseguenze da sfiorare qui la parodia. Però sempre cosciente in qualche modo, non perde mai il controllo di quello che sta facendo. È No, strano, esatto. l'equilibrio strano. È Sì, piaciuto anche ad sembra Ale. quasi una sorta di film d'inchiesta dell'occulto, a suo modo, per come tratta le fonti, come va avanti l'indagine, una sorta di caccia al tesoro, come poi sarà anche anzi, in realtà lo è già perché Marble Hornets inizia nel 2009, quindi, però. Ci sono in realtà molti punti in comune proprio nel modo in cui vengono trattati i luoghi, come ha detto Enrico, come vengono trattati gli oggetti e come vengono poi riutilizzati e confrontati tra di loro, in effetti. È vero, Rispetto bella a sta cosa. In eh effetti anche Marble Hornets prende le mosse da un film che sì, dà il titolo peraltro all'opera, c'è lo quindi sì, stesso interessante. passaggio quasi di una maledizione da un operatore all'altro, come c'è all'inizio in Occult, alla fine. Che appartiene in generale a che è fondamentalmente l'angoscia e allo stesso tempo la crescita della consapevolezza di qualcuno che vede delle immagini Eh e le va sì, capendo, e vero. mentre le capisce, capisce sempre meno tutta la realtà e tutto il resto. Quindi è questo paradosso, paradosso percettivo, bellissimo. No, e Sì, rispetto a anche Noroi, vai, 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 vai. no, quello che dicevi tu mi veniva in mente effettivamente il modo in cui si va ad operare sui segni, tipo quelli nella schiena del tizio, oppure quelli indagati da Kurosawa, cioè sembra quasi no, i storici dell'arte che si interrogano sulle pitture rupestri, cioè Sì. praticamente la stessa cosa. Ed è effettivamente, come dicevi tu, sì, è un po' un unicum, un po' una cosa almeno fino ad allora, ma quasi mai vista, se non mai vista del tutto, nell'economia. Sì, nell'economia non solo del genere, in generale, al cinema, questa necessità di andare ad interrogare proprio il segno primordiale. La perdita di controllo è assoluta alla fine del film, cioè prescinde spazio e tempo, assume caratteri apocalittici che torneranno in Shiraishi, tornano in forme strane, perché nel 2010 c'è quel capolavorone di Shirome e lì torna in una maniera molto particolare questo discorso, che diventa a scatole cinesi, un po' più piccolo, cioè rispetto a quello occult sembra anche più mastodontico perché c'è di mezzo veramente di tutto, però insomma c'è
c'è un eccesso in Occult che in Noroi secondo me non c'è, e che qui è una messa a nudo ulteriore, che è veramente, cioè, Ma io vorrei osare anche dire, perché prima è stato citato Lovecraft e mi verrebbe quasi da dire che è forse uno, almeno tra quelli che ho visto io, è forse il film più Lovecraftiano che mi è capitato di vedere in assoluto, perché proprio come abbiamo detto, proprio il finale, le immagini finali, cioè, rappresentano proprio delle cose che sono indescrivibili a parole, e questo mi ricorda proprio il modo di descrivere di Sì. Lovecraft de delle cose che non poteva di fatto descrivere, quindi doveva inventarsi dei modi per riuscire a cercare di trasmetterle. Un po' mi sembra che faccia questo Shiraishi in Sì. Occult. Questa indagine che, nonostante spieghi sempre di più, porta sempre più all'inspiegabile, all'inimmaginabile. Una cosa che mi piace molto di Occult è che manca negli altri film di Shiraishi, che sia una percezione diretta di una certa vita metropolitana, giapponese di Tokyo. Molto, molto sporca, molto piccola, molto fatta di vicolini, di locali molto piccoli, micragnosi. La sensazione è proprio di essere lì dentro. Io non, siccome gli altri film di Shiraishi sono sempre un pochino, come dire, incorniciati, cioè sono sempre molto ben definiti. Qua in Occult lui si muove fra spazi molto diversi, perché prima segue lui il personaggio, poi viene affidata allo stesso personaggio la videocamera. Quindi c'è questa varietà di luoghi che insomma, mi ha dato veramente una sensazione di immersione incredibile. Quando c'è il momento, i due o tre momenti nei ristoranti, sembra di essere lì dentro, è uno spazio molto claustrofobico. Il momento in cui la faccia del tizio si trasforma nel mostro di tentacoli all'improvviso, che è uno spavento Madonna, di quelli grossi, Madonna, bello. veramente poi quella strada non ti riesci a dimenticare più, perché poi ritratta continuamente gli spazi in maniera bella. Quindi, insomma, questa sensazione di sentirsi minuscoli in un posto gigantesco è diciamo, correlativo oggettivo perfetto per questo discorso dell'irraggiungibilità della soluzione di tutto quanto, diciamo. Per cui diventa anche un modo per parlare di Tokyo, di metropoli e di città, e anche di indigenza, perché comunque questo tizio alla fine viene pagato dallo stesso Shiraishi perché continui a girare e a testimoniare quello che vede, e se no non riuscirebbe a superare la giornata. Quindi, insomma, c'è anche tanto di Tra questo, l'altro secondo me. anche in questo c'è enorme lucidità nel contestualizzare anche questo discorso economico, cioè il Sì. fatto che in una realtà come Tokyo esiste gente che effettivamente deve pagare la giornata, mentre c'è gente che può tranquillamente e liberamente dare quant'è che gli danno? 170 170 mila yen, roba del genere. Così molto, molto liberamente e sempre molto autocosciente. Anche questo discorso che fai tu di Tokyo ritorna in un momento in cui il personaggio apocalittico, diciamo, nel ristorante si fa gioco insieme a Shiraishi di un loro collaboratore perché è nato a Tokyo, e quindi dice: vabbè, ma lui è di Tokyo, queste cose non le capisce. Noi siamo invece persone di provincia. Siamo persone che conosciamo di più, un po' meglio la vita, e quindi Esatto. conseguentemente, quando i due fanno team up e fanno squadra insieme, cominciamo a vedere proprio questi cunicoli, questi vicoli che non sono solo sporchi, sono anche discretamente pericolosi. E quindi anche in questo, cioè, non c'è mai nulla che sia lasciato al gusto della sola ripresa o della sola parodia, tra virgolette. C'è sempre un piano, c'è sempre quasi direi un Sì. rigore per certi versi nell'approcciare tutte queste micronarrative che collimano poi con l'intento, sebbene guardando un film di Shiraishi uno non pensa esattamente a un No, rigore infatti. stilistico.
Eppure c'è sempre una forma di forma, quasi una presenza statuaria dietro che guidi il film e lo faccia arrivare dal punto A al punto B senza che però il percorso sia sempre netto o nettamente tracciabile. Sì, è proprio un film avventuroso, di quelli che mi ricordo i vari step che lo caratterizzano e mi andrebbe di ripercorrerli ancora. E Vanno a infatti si vederlo nomina anche Indiana Jones. al cinema, sì, Vanno a vanno a vederlo al vedere cinema. nell'escalation finale, loro devono aspettare l'orario giusto E perché si vanno a possa vedere. avvenire l'attentato e dicono vabbè, andiamo a vedere Indiana Jones nell'attesa. Che potrebbe anche essere un'allusione di quanto non sia piaciuta Shiraishi, ma non lo so, non lo so se è per questo. Comunque, il rigore c'è, perché il film poi, col passare del tempo, anche a mesi dalla visione, dà un'idea proprio di ordine, cioè mi ricordo i vari passaggi, ed è tipico dei film d'avventura, quasi spielberghiani. Gli sto facendo veramente un volo pindarico, però per dire. Cioè, si ritornerebbe dentro e ci si starebbe un sacco bene, nonostante questo rimarrebbero un sacco di punti interrogativi bellissimi su un sacco di cose. Ma secondo me c'è anche al suo interno un po' un embrione di Sorgoj Prakov, proprio in quel discorso che ha fatto Henry sulla città, che avete fatto entrambi, e poi sul personaggio del... ora non mi... non l'oracolo, il tizio, il pazzo, adesso non mi ricordo com'è che l'avete chiamato. Mi sfugge il termine. Comunque lui proprio nel modo in cui vive alla giornata e si riduce anche Eno, credo si chiami Eno. no, e nel modo in cui anche coinvolge lo stesso Shiraishi nella sua follia, un po' secondo me ci si può anche vedere una sorta di Sorgoj Prakov embrionale. Sì, concordo, vero. Sì, si sente sommerso completamente dalla metropoli, da ciò che lo circonda. Solo che in Sorgoj Prakov poi c'è il tentativo, diciamo, bigger than life, di prendere possesso in maniera allucinata di quella stessa realtà che ci ha soverchiati. Invece qui ci si lascia andare a Sì. È quell'incomprensione, perché c'è troppo caos e quindi non si riesce a totalmente venirne fuori. incomprensibile, sì. Esatto.